Ciao a tutti, eccoci in un nuovo video. Io sono Elena, mi presento per chi ancora non mi conosce. Oggi andiamo a spacchettare l'ennesimo ordinino che ho fatto su Pinkpanda. Ebbene sì, perché sono davvero un animale curioso. Ho visto che sul sito era disponibile la Pink Mystery Bag e ovviamente l'abbiamo inserita nel carrello, l'ho inserita nel carrello, adesso andiamo a spacchettarla insieme. Questa bag costava 9,90 euro o costa 9,90 euro, se è ancora Lascio disponibile. ovviamente Ovviamente il link nell'info box. E ho acquistato anche due prodottini labbra che mi ispiravano davvero, davvero tantissimo. Adesso andiamo a vedere l'interno di questo pacchettino. Questa è la mica, questo sacchettino della bag che abbiamo ricevuto per la festa della donna, forse già la seconda che ricevo così, spero che sia un buon segno. Incrociamo le dita fin da adesso e poi vi faccio vedere i due rossettini. Eccoli qua, a dire la verità sono due lip oil, questi di NYX, il Fat Lip Oil, che sta ovviamente spopolando, è una new entry in casa NYX e ovviamente ero troppo troppo curiosa di Fatto testarli. shine. Shine sulle labbra, glossato, oliato, va tantissimo come tendenza, quindi ovviamente eccoli acchiappati. Ovviamente vedete che è ancora tutto sigillato, è arrivata oggi e quindi non facciamo altro che aprirla. Sbirciatina canonica. Ho visto un pack rosa, spero che non sia quello che penso. Andiamo per gradi. Ok, questa è la prima cosina che troviamo all'interno della box. Questa è la Pastel Lights. Fortunatamente, non avendo preso tutte le versioni delle bag delle Mystery, questa per me non è un doppione e quindi andiamola a vedere. Bel pack specchiato. Ok, vedo che. Ok, meno male che l'abbiamo aperta insieme. Chiederò a Pinkpanda se possiamo fare qualcosa perché è completamente distrutta, come vedete. Molto belli i colori, molto bella la palette, ma penso che il corriere non l'abbia trattata benissimo. Tra l'altro si sono rotte, penso le cialde anche più carine. Speriamo che Pinkpanda sia magnanimo con me e che riesca a fare qualcosa per il cambio perché è completamente distrutta. Richiudiamola. Pulisco tutto e andiamo avanti. Vi allegherò una foto di tutte le shade che erano all'interno della palette perché ovviamente non me la sento neanche di swatcharla nelle condizioni in cui è. Poi, anche perché è tutto sporco praticamente il resto. Ok, abbiamo un petit highlighter di Mayani, questo nella versione rosata. Anche questi li abbiamo visti parecchie volte, queste cialdine, nelle box, nelle bag di Pinkpanda, ma ok, queste le uso sia come illuminante sia anche come ombretti, quindi devo dire che non mi dispiacciono, tra l'altro come qualità di prodotto mi piacciono molto. Ok, questo l'abbiamo già trovato anche lui nelle bag precedenti. È il Cloud Elixir, questo siero. Bellissimo, devo dire, il pack, come vi avevo detto precedentemente, ma ovviamente averlo doppio non mi fa particolarmente Insomma, piacere. bisogna. Bisognerebbe intercambiare di più i prodotti che sono all'interno delle varie mystery e delle varie box, ma lo regalerò. Rimane praticamente l'ultimo prodotto perché erano quattro prodotti in full size. Ni per questo, perché assolutamente non penso che questo sia una full size, ma passiamoci sopra. Ok, infatti avevo visto bene anche su questa bellissima palette. Volevo Farvi farvi un video, uno shorts su questa palette perché
L'ho utilizzata tanto e l'ho trovata molto molto performante, quindi devo dire che questo sarà un pezzettino di regalo di Pasqua per la mia mamma. Le shade sono tutte performanti e tra l'altro questa che è la cipria, secondo me è veramente pazzesca. Sul viso fa proprio un effetto lifting sul contorno occhi e applicata, se ne applicate poca, non risulta neanche troppo gialla, quindi si uniforma perfettamente con la texture della vostra pelle ed è bellissima. Mi piace tantissimo anche la cialda del bronzer e la cialda del blush, che è meravigliosa. L'unica cosa è che questa è una cialda luminosa, non a tutti piace. Questa è la cialda del blush, è aranciata, quindi ovviamente vi deve piacere la gamma colore, ma davvero nulla da dire su questa palettina perché la trovo veramente bella e performante. Per essere una palettina low cost, ovviamente, secondo me vale tutti i soldi e anche di più, a mio L'unica parere. cosa che mi dispiace aver trovato all'interno di questa bag l'ennesimo doppione di Ho prodotti. voluto Tentare, ma diciamo che come ho fatto in passato e come vi ho detto, ma poi non sono riuscita a fare, bisogna fare un leggero stop da Pinkpanda, lasciar passare magari quel mese, mese e mezzo, magari 2 mesi, e poi comunque provare a quello è riacquistare in vero. giro di tempo in cui variano i prodotti all'interno delle loro mystery e delle loro box. Ho trovato molto più valide le box, quelle numerate, perché ovviamente quelle sono sempre diverse. Ad esempio la box numero 38, la box numero 40, tra l'altro vi lascio qui sotto linkati i video dedicati, sono sempre diverse e le ho trovate sempre molto molto valide, a differenza di queste bag acquistabili a 9,99 euro che ultimamente sono molto molto simili tra loro, di questo ovviamente me ne dispiaccio. Questo è tutto per il video di oggi, io vi saluto ricordandovi di iscrivervi, vi lascio il mio solito mega bacio. Mua! Ciao, al prossimo video!